partiti grazie all'ASL di Teramo, investimenti per 19 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture di prossimità. I servizi sanitari saranno cioè più vicini al cittadino, con un cambio radicale della visione dell'assistenza rispetto a quella ospedalocentrica del passato. Un pacchetto di interventi con i fondi del PNRR, circa 20 milioni di euro per la realizzazione o il completamento di case della comunità, ospedali di comunità e COT. Un grande lavoro svolto dalla regione, grande lavoro svolto dall'ARIC, grande lavoro svolto dai miei tecnici e da tutta l'endurage dell'azienda per essere pronti a questo importantissimo appuntamento che ci consente di attuare sia il DM77 sia il PNRR. Appunto, che prevede con questi 19 milioni prevede la realizzazione di 8 case di comunità, 2 ospedali di comunità e 3 COT, cioè centri operativi territoriali. La casa della comunità fa parte di una rete territoriale con l'obiettivo di potenziare la sinergia tra ospedale e territorio. Le centrali operative territoriali COT hanno la funzione di coordinare a livello distrettuale i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza. Ulteriore struttura è l'ospedale di comunità. Sarà a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media o bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tutte queste attività vanno poste in essere per dare quella sanità di prossimità che vuole caratterizzare il futuro dell'assistenza sanitaria per un cittadino. È un'assistenza sanitaria che dovrà essere detta soprattutto a persone anziane e a persone fragili. In pratica gli ospedali di comunità andranno realizzati ad Atri e Teramo. Per quanto concerne le case di comunità ne abbiamo 3, sono quelle di Teramo, Nereto e Roseto, dopo ci sono quelle di Isola, di Montorio, di Bisenti, di Martinsicuro e Silvi.